Titano Primitivo. Vabbè, ragazzi, questa carta l'ho presentata talmente tante volte. Il ciclo dei titani fu uno dei cicli più interessanti di Magic. Uscì per la prima volta con M11, poi venne ripetuto. Tra l'altro è uno dei pochi cicli di carte veramente potenti che, boom boom, per 2 anni fu in standard perché la gente non lo voleva abbandonare. Un titano per ogni colore, ogni titano faceva l'abilità dei titani. Cioè da lì è rimasta così che quando entra e quando attacca fa cose. Ora è stata mantenuta su un po' di carte, ogni tanto Uro quando attacca è un titano, giustamente, Croxa quando attacca, quando entra fanno cose, e diciamo che adesso stanno cercando di ribilanciare le carte di Magic facendo che magari solo quando attacchi, perché se no è troppo potente. Diciamo che dei 5 titani iniziali, questo, quello primitivo, quello verde che ha 6-6, erano tutti 6-6 e costavano 2 di quel colore, 4 in colore, avevano un'abilità, chiaramente il verde a travolgere, è quello più forte, soprattutto più costoso, soprattutto più versatile, soprattutto più titano, perché si gioca appunto ovunque, perché prende 2 terre, qualunque, fa tutore di terra dal mazzo. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono sempre Akira. Ovviamente, like sulla fiducia, non vi costa niente mettere un like. Provate col ditino adesso. È soddisfacente? Non lo è stato? Volete mettere dislike? No, metti like, così mi aiuti a sconfiggere l'agente della L'agente della Silicon Valley. E iscrivetevi al canale se vi va, anzi no, iscrivetevi e basta. Raul Avoscan è con noi di nuovo, eccolo qua, per giocare sempre appunto partita 2 e partita 3 in questo secondo video di Amulet Titan. Ricordiamo, con il vincitore e espertissimo di questo mazzo dell'LMS Praga. Andrei a Bologna l'LMS? Non lo so, inizialmente volevo andare, però più passa il tempo e meno mi va di andarci. Ammazza, come mai? Perché prima quando facevi top 32 a un LMS avevi quello dopo pagato, però in questo caso non è così. Ah, ok, quindi anche no. Quindi, cioè, siccome sono già qualificato a Napoli... Che ce vai a fare, giustamente? Allora, qui come che c'ho uno pratico, la tengo. Allora, questa mano è difficile, in realtà. Però fanello di terzo potrebbe essere abbastanza buono. Ah, lui ha un companion, attenzione. Che companion ha? Giganta. Quindi è Zo. Quindi è Zo. Maldrigo. Siamo on the play, eh? Ammazza, oh, proprio difficile. Vabbè, teniamo, dai. Spiegaci il thinking process, proprio, perché di fine, allora il punto è che mano non, cioè, se fatto l'area di primo non farà mai verde di secondo per fare explore. Esatto, è solo quello, in realtà, che non hai il verde stappato. Vabbè, però saga di primo è sempre utile, no? Sì. Cioè, una mano non è brutta. Saga di primo farò, giusto? Giusto. Pensa se ti sbagli e fai una bounce land, che poi, capito, online e te fanno rifare. No, no. Allora, saga di primo, trigger di saga, chiaramente, che va a 1. Con questa saga noi non faremo i costrutti, è solo un tutore gratis, tra l'altro, per Amuleta. Lui fa Steam Vents, Ragavan. Già. Non benissimo. Ah. Altra saga, che si fa? Si fa un'altra saga. Proprio sì. Senza problemi. Nonna. Lui adesso attaccherà, leverà una carta dalla cima. Questo è bello. Cioè, brutto. Vediamo. Questo Ragavan potrebbe essere ferro o piuma, a seconda di cosa gira. Beh, noi di certo comunque poi proponiamo il nostro anello, la nostra triade, se dovesse entrare triade e non morire, il nostro explorer, la nostra dolaria, quindi ci acchittiamo un po', eh? Sì, sì, sì. La seconda saga è forte perché il doppio anello rende explore effettivamente rampante. Fa più 2 mana.
Ok, anche lui gira Explorer. Che comunque non lo gioca. Attenzione, però lui non è Zo, quindi mi sa che se c'ha Giganta non ha Murktide, è quello con come si chiama? Con l'incantesimo che rifà tutte le Con spell. Bridge. Esattamente, Underworld Breach, che non dovrebbe essere un bel matchup per Titano, giusto? Non lo so, non ci ho mai giocato. Ok, Bloodcrypt, non so che cosa sia. Allora. Beh, comunque ha tirato fuori parecchia roba. Allora, qui si attinge un mana chiaramente in colore prima che la saga lasci il campo di battaglia. Qui possiamo fare comunque già doppio amuleto grazie a Miko Sindgarden. Non entra tappato. No, non entra tappato. Non Amuleto. è intrappato, però non posso, cioè possiamo farlo, ma faremmo soltanto quello, quindi proverei a fare anello. Proveresti a... Oddio. Sì, proverei a fare anello. Scusami, come facciamo solo quello? Non ho capito. Allora, io faccio Miko Se tu Sindgardens. fai Mycosin Gardens. A uno copio l'amuleto e mi levo questo mana qua. Poi con la Banzland faccio 4 mana. Ma però hai già fatto terra, hai fatto Mycosin Gardens. Ah, già. Scusa. Allora, vado con la verde e bianca, giusto? Sì, è Quindi, indifferente. Tingo mana, indifferente. Noi qui quindi vogliamo fare anello. E anello farò. Sperando che non arrivi Spell Pierce. Ho capito, se arriva Spell Pierce siamo morti, sì. No, morti no. Al troppo lento ci è capitato pure qui? No, prima stavo tutto veloce. Vediamo un po'. Ok, attingo mana. Riprendo per forza saga, però. No, no, riprendi la bounce. Ah, già, giusto. Madonna, poi quanto mana fa sto mazzo. Cioè, è proprio troppo, troppo, troppo. Dai, cioè, non... Cioè, dopo con due amuleti, Miko Sindgarden volendo a tre amuleti, sempre con un trucchetto che... Ah, no, però non abbiamo terra. No, ma non. Cioè, il giorno dopo abbiamo abbastanza mana per fare almeno un titan. Perché Oppo ha fatto Ragavan secondo te? Ah, per fare quarto permanente, cioè quarta o tipo di carta al cimitero. Quindi vuol dire che ha Anolith. Esatto. Allora, no, non è il momento. Ora è il momento di prendere uno schiaffo dall'anello. Un altro amuleto. Va Quindi. bene. Questo terzo amuleto sancisce proprio la fine. Quindi faccio Fai amuleto con questo mana bicolore. amuleto. Sì, sì, Facciamo sì. amuleto. E poi faccio una Banzland che si riprende da sola fondamentalmente. Sì. Ah, Non pesco prima, no. no. No, perché rischi di pescare la terra che dà la vita. Ok. Lui però c'ha qualcosa di... No, Force of Negation, che vuole fare? Non può giocare a Force of Negation. Tranne in The Lock. Va bene. Perché no? C'ha questo. Ma non può giocarla perché c'ha Gigante. Ah, già, giusto. Drawn in the Lock che counter il nostro amuleto numero 3. Poco male. Ok. Noi di Titano lo facciamo lo stesso tramite Esatto. Bounceland. Giusto? Bounce and Explore. Bounceland che si ripiglia da sola. Quindi così Metti bene. metto Esatto, qui è pila importante. trigger. Qui è molto importante. Quindi prendo. Questo stappo, prendo mana. Stappo, prendo mana. Riprendo l'unica terra che ho, che è questa. Poi, explore, giusto? Giusto. Driade non basta, no, non ci facevamo semare. Ok, quindi questo, di nuovo, stessi trigger, cioè stesso ordine di trigger, chiaramente. Vado a prendere mana. Vado a prendere mana. Qui puoi fare Driade adesso. Ah, qui posso fare driade? Quindi faccio driade. E faccio altra bounce. Mamma mia, che mazzo imbroglione proprio.
Incredibile. No, no, ho sbagliato, ho premuto ok, ho premuto ok, ho perso tutto. Ah, sì. Adesso devi pescare anello. Adesso devo... No, prendi mano. Prendo okay. Comunque mano, ma Danello che dove sca? Niente, ho sbagliato. Il Grazer. Mannaggia a me, mannaggia. Tra l'altro manco blu per fare una cosa, nulla. Peschiamo, perché chi può dirlo? Un Arboreal Grazer ci può salvare? No, un altro amuleto. Vabbè, è andata così. Sbagliato, miscliccato. Succede anche nelle migliori famiglie, soprattutto in questo canale qui, come ben sapete. Quindi pigliamo 6 schiaffi, non siamo ancora mortissimi, però certo abbiamo 0 terre in gioco e lui possibilità di fare drown in the lock. No, possibilità di fare drown in the lock sul nostro titano? No, però perché non abbiamo il cimitero abbastanza gonfio. Shield ed Edict è una carta, chiaramente. Drown the Lock non lo può fare. Counterspell non ce l'ha perché gioca a Giganta. Quindi sono ancora mezzo... cioè... Sì. Mezzo in partita nonostante la cazzata. Lui ha preso Foresta al nostro mazzo, che comunque ci interessa. Andiamo a 7, quindi ultimo turno per noi. Deve per forza entrare sto titano. Quindi cerchiamo di non far cazzate. Allora, prima questo. Poi questo. Comunque, sto mazzo, allora, è difficile da giocare di suo. Su Magic Online aggiunge veramente difficoltà estrema, eh? Sì, finché non impari bene che poi vai da solo, sì, devi stare attento. Tra l'altro, scusa, ho pescato Boros Garrison, quindi sono morto. No, perché adesso facciamo con 3 amuleti tutto il mazzo. Tutto. Facciamo 2 titani e Cultivator. Quindi, dimmi che devo fare. 2 Bounceland blu verdi. 2 Bounceland. Ha solo l'escludente per fare mana proprio. Sì. Metti in fila bene. Sì, ti preoccupa. Spero di farci. Cioè, anzi, no. Non puoi il dare amuleto. Aspetta, non ho capito. Vabbè, lui ha concesso. Fortunatamente. Se gli do amuleto, non posso fare il mana. Esatto, se ne è più di uno no. Ma pensate, quindi non posso fare neanche quello. Ok, sai. Allora lui gioca The Shadow, che sì, non ho la Cyborg Guy per The Shadow, però così a intuito metterei un esplosivo, una Radiant Fountain, 2 Dismember, e non so se gioca Bloodmoon o quel mazzo. Non credo. Ma Endurance potrebbe essere carina. Niente di che, in realtà. Allora, vediamo cosa togliere. 2 Urza Saga. Le carte ci hanno appena fatto vincere. Sì, però solo G1 è bello. E una Boseichu. Un patto. E basta, perché a meno che non vuoi aggiungere l'Endurance. Ma io te metterei, perché anche una lì... sì, ma infatti quindi... è forte, dai. Sì. Sì, Cultivator non è tanto bello. Però... sì, deve avere Cultivator e un Explore. Sempre... cioè, a parte, vabbè, un sacco di terre. Prima abbiamo levato, se ci penso, 4 terre. Cioè, questo mazzo gioca talmente tanto terre che pure se gli dai 4 terre funziona, quindi... sì, vabbè, in realtà ne sediamo anche 2 quando ne togliamo. Giusto, perché abbiamo messo Boseggio e Radiant Fonte, hai ragione. Invece, però sì, quindi, comunque... quindi ne levate 2 e basta, quindi cioè, comunque continua a essere che al limite ne sai di 2, ne levi 2. Fino a 29 terre, vabbè. Ok, non abbiamo... no, possiamo fare... scusami, se chiamo bestia, chiaramente posso fare Grazer. Sì. Sì, è una mano particolare questa qui, in realtà. Io la tengo. Una mano che fa una cosa diversa da quello che vuole fare il mazzo, solitamente, ma quella cosa diversa è molto forte, secondo me, nel matchup. E Oppo mi sa che ha mulligato. Sì, 6 carte per lui per ora.
Bene, mi piace. Lapidario il buon Raul. Ha mollicato bene. Ok. Ok, bestia. Patto è buono. Sì. Bestia, bestia, bestia. E qui faccio Bounceland blu verde. Sì. Poi posso chiamare elementale. Ho già le due endurance incounterabili. Allora, qui non devo ricordarmi il trigger, fortunatamente. Poi lui, essendo desciato, magari qualche danno se lo farà. Doppia endurance potrebbe essere un piano concreto. Eh beh, doppia endurance mena, eh. Mena, sì. Darcy, eccola qua. Quindi chiamo elementale adesso. Sì. E passo. E passeriamo, sì, sì. Pensa se lui attacca. Lui c'è ancora giganta, sì. Pensa se attacca, che festa, pensa. Magari. Non attacca. Certo che anche qui abbiamo pescato benino, eh? Subito titano e patto. Hai con visto caverna come di nano. Hai visto come vado? Poi io di solito, insomma, chi mi segue lo sa, ho una potenza proprio pari a zero nelle pescate. Invece con te si vede che siamo una coppia di pescaggio. Non attacca, ovviamente. Hoppo. Vabbè, io la prima endurance... La tiri? Ma io forse no. Ah, ok. Quindi passo. 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 Ok, passo. Terra? No, boh. Sì, terra sì. Facciamo Radiant Fountain. Va bene, Radiant Fountain. Piano piano. Sì, diciamo che così, cioè non facendo Endurance, stiamo in qualche modo dicendo che chiamare l'elementale potrebbe essere un bait per non farlo attaccare. Beh, carina questa, sarebbe stata una giocata proprio, come si dice, Jedi Mind Trick qui, eh? Sì. Chiami Endurance, però non ce l'hai in mano. qui attaccherà sicuramente, voglio fare Endurance. Per quello è bello non farla a fine turno, anche perché adesso se attacca ce l'hai. Se la facevi prima non attaccava. Se l'avessi fatta prima. Giusto. Sempre si attacca. Attacca. Ci ha cascato. Vabbè, ma c'è la removal, dai. Ma che removal fa? Che ne so. Cimitero suo è rilevante, glielo rimischio, quindi glielo rimischio. Chi devo bloccare? Questa. Sì, Darcy e Token. Vedi, removal ce l'ha. Terminate. Va bene. Peccato non poter fare titano subito. Lo sai che disastro. In realtà se peschiamo amuleto lo facciamo. Ah, scusami. Amuleto. Come facciamo? Amuleto 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo Grazer con Potta Verde. Ah, già. Che devo fa? Terra che riprende terra. Allora, secondo me non è troppo importante fare caverna sul gigante. Infatti no, lui c'ha Drowning the Lock. Quindi si farebbe Bounceland che riprende Radiant Fountain in tranquillità. Serenamente, vai, tocca a te. Anche perché lui ha 4 carte e noi 6. Sì, certo, le nostre sono uguali a coppie, però vabbè. No, non manca, è vero. Expensive Iteration sicuramente riprende il vantaggio carte l'avversario, che ricordiamo comunque ha anche mullicato di 1. Ora deve sperare con tutto se stesso che io non abbia un'altra endurance, e ce l'ho. Quindi mi dispiace, Oppo. È andata male. Abbiamo studiato. Abbiamo studiato. Pescate tutte. Pescate. ce l'ho. Eccola, ce l'ho. La faccio. Ecco. Tra l'altro gli pulisco un'altra volta il cimitero. Quindi i suoi hanno hit. Non benissimo. E qui
Ma in realtà niente, anche Dress Down non è particolarmente buono. Dress Down che fa? Gli evita che io gli levi il cimitero, ma poi gli ammazzo comunque un Sì, pezzo, che fa la mia da esatto. 3-4. Quindi. No, forse The Shadow ha fatto qualche risultato recentemente online, perché l'ho Non mi pare. rivisto. L'hai visto usato? Ma è uno di quei mazzi che non muore mai. C'ha tanti fan in giro per il mondo di Magic. E boh. Non lo so, cioè, non ho visto risultati. Sono sincero, le seguo le league, però non mi pare di aver visto grandi risultati. Mi sembra che il formato si sia mosso ormai con questi tre mazzi che per la prima volta, forse da tanto tempo, non sono troppo più forti degli altri, che sono Amulet, Yawgmoth e Atraxa Reanimator. Cioè, sono questi tre che ce ne sono più copie nelle challenge, più copie in generale in giro, però cioè, per il resto su tutti i mazzi comunque evitabili. Mi sembra un bel modern adesso, sono sincero. No, il meta secondo me è sano. Adesso è molto sano. Tra l'altro, per esempio, la carta che più bisognava attenzionare, stare attenti, cioè Anello, e non è che cioè la gioca veramente solo Amulet Anello, e Tron. Non so perché è una carta così forte. Ma forse for color. Sì, 4Color la gioca, però 4Color non sta facendo tutti questi risultati, Ma insomma. come mai? Boh, si vede che non c'è un buon matchup dagli altri top tier, quindi Yawgmoth mi sa che è il suo problema. Ah, senza fiori, forse sì. Allora, attenzione, qui lui fa, ok, mi uccide Grazer, ce l'ha messa tutta per levarmi un pezzo, quel pezzo è Grazer, va bene. Io faccio Radiant Fountain, due vite a me, non mi serve appunto l'incounterabilità, titano primitivo. Ecco fatto. E che prendo adesso? Allora, io prenderei Bojuka Bog per averla ricorsiva, e prenderei una Valakut. Sì, una Valakut. Si poteva prendere Dolaria West, però con due patti verdi già in mano. Attacco? Sì. Fatti alla fine. Ah, Oppo si è arrabbiato. C'ha Spiace. scritto parolaccia. Fuck off. Oh, cose che ha, penso, Oppo mio. Mi dispiace. Piace. Amuleti gli fanno questo. Dorsey, dopo che ho preso Bojuka Bog, non mi sembra la migliore delle ipotesi. Bene, faccio questa, do doppio stra double strike e vinco. Vabbè, fai patto verde prima. Perché Perché? poi prende un altro titano, Dryad. Cioè, Ammazza. Dryad prenderei. Non è che è necessario, perché Io facevo pure tre danni però, se a pensarci, sbagliato, va bene. ma Però non hai counter fatto ce così l'avrà, poco. eh. Aspetta che mi sta sbagliando. No, bianco rosso. Dov'è Sanom? C'ho tutto, ok. Ah, potevo fare un'altra terra, mi sono scordato, ma mazzo è complicato, cioè, qui con un'altra terra ammazzavo comunque un pezzo, per esempio. Ma lui mi lascia attaccare, quindi la partita è bella che finita, insomma. Sì, qui. Dress down, in verità. Ok, e allora qui momento istruttivo. Dress Down, in realtà Dryad dà comunque mano di tutti i colori, le terre restano di tutti i tipi, quindi vinciamo. E quindi cioè, semplicemente lo faccio risolvere e poi darò doppio attacco, no? Perché se glielo davo prima, Dress Down agiva. No, no, in realtà prescinde dal doppio attacco, cioè lui morirà perché prenderà un'altra Valakut e triggererà, Come perché Dress Down triggererà? Non ho capito. non spegne Dryad, perché stanno su layer diversi. Non fai terra addizionale, però le terre sono di tutti i tipi. Le Valakut funzionano perché sono terre, Dress Down non le attacca. Però certo poteva fare Dress Down prima che di farmi attaccare. Esatto. Almeno non prendevo le terre, insomma, vabbè. Esatto.
Oppo giustamente si arrabbia, bestemmia, dice parolacce, ma poi alla fine della fiera sbaglia. Questa è una cosa classica che succede in Belgio. Va bene. Beh, siamo 2-0, buono, dai, buonissimo, a dir poco buonissimo, insomma, poi... 5-0 in canna. 5-0 in canna. Ricordo, tanto ormai la partita è finita, c'è solo lui da aspettare che conceda. Il mio codice sconto per ManaTrader, Akira_CS1, con 10% di sconto sull'abbonamento di ManaTrader, che è un servizio che serve per affittare le carte online, quindi fondamentalmente il servizio che tutti dovrebbero avere per giocare su MTGO, che è lo strumento, la piattaforma migliore senza dubbio per testare Magic e per diventare forti a Magic, come Raul per esempio, che ha vinto l'LMS. Che fai, dove hai testato, su Arena? No, hai Magic testato su... online. Giustamente, domanda insomma. Sì. Ma io gioco quasi esclusivamente su Magic online, anche i tornei cartacei, non so adesso come si chiamano, i pre-PTQ, i VPNQ. Non li faccio, i VPNQ non li faccio quasi mai. Ho fatto zero per esempio questa stagione, quella una di scorsa. Standard ne hai fatti zero? Ha fatti zero. E ti sei qualificato solo con gli LMS, quindi a Napoli. Sì. Però adesso ti tocca giocare Standard comunque. Adesso sì, però comunque devo aspettare che esce l'espansione, perché adesso esce un'espansione. Secondo me non sa come funziona Dressdown. No, non lo so se non sa, però ripeto, si è arrabbiato, gli ho detto ehi, vediamo che cosa dice, ma vabbè, insomma. E Standard come lo vedi? Adesso Modern appunto si è curato, il meta è sano, i mazzi si possono giocare tutti, io mi sto divertendo di nuovo, sono tornato a divertirmi, e invece Standard appunto... Standard è bello secondo me, però appunto adesso c'è un'espansione grande, grande che deve uscire, che uscirà prima del Lec. Prima del Lec di Amo, certo. Però è bello, è bello, è molto vario, ci stanno tanti midrange, aggro, c'è anche combo. C'è qualcosa qualche di combo. C'è, sì, 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 sì. Ho provato Temur sì. Ramp. È bellissimo, mazzo bene, però mo muore perché gli hanno stampato Rest in Peace, quindi insomma sì, è difficile poi continuare a giocarlo. Va bene, allora andiamo a trovare il nostro terzo oppo tra poco e vediamo cosa succede. Bisogna fare questo trofeo. Vai, vediamo se riusciamo a fare questo trofeo, quindi con... stiamo registrando, Raul, con la terza partita di questa League, che effettivamente ha visto quella prima trionfare in maniera molto diretta il nostro Amulet Titan. Vediamo se si riesce anche insomma in questa partita numero 3. Tanto cerchiamo Oppo, giustamente Raul mi diceva, oh, mi raccomando i trigger, vero, dal vivo questi sono molto più semplici, cioè nel senso tu dichiari e te ne sbatti, giusto? Giusto. Nessuno ti viene a dire, ah, ma hai messo in pila prima il trigger di Amuleto, prima il trigger della Bounceland. No, no, anche perché adesso comunque gli arbitri sono dalla parte abbastanza dei giocatori su queste cose qui. Quindi l'importante è sapere come li vuoi mettere in pila poi. Aspetta, eccoci qua. Pronti, questa è la nostra mano. Doppio boseggio non va bene, mi sa. Doppio boseggio Besugio è ancora peggio, non lo so. Vesugio. Sì. No, no, poi on the play. On the play, però, cioè, explore... Ah, no, perché certo non puoi fare proprio mai... Devi fare boseggio, poi ti si rompe il boseggio. No, che merda. Allora mollico, basta, fatto. Amuleto, niente Bounceland, altro amuleto, tuttititani.com. Oh, questa mano è molto buona, secondo molto me. Buona, cioè, molto buona, ha una bounce land da vincere subito, tipo. Quindi questo? No, mettiamo sotto quella che dà rapidità, che se no ho sbagliato, ma posso cancellare questo, okay. Fortunatamente, perché quella che dà rapidità, perché boh, vabbè, ma faccio Urza Saga Amuleto? Sì, quella che dà rapidità, perché se no non la puoi prendere con Titano. Ah già, giusto, ti conviene sempre averla nel mazzo, quindi mai in mano per farla. Ok, Oppo non sarà contento di vedere mana, soprattutto Urza Saga Amuleto, però vediamo che succede. Ragavan già è un problema. Oppo c'ha un companion, che companion è? Giustamente da andare a vedere, Giganta, once again. Oh, questo copia addirittura Amuleto. Molto forte anche questo. E allora penso che abbiamo sicuramente... No, ok.
Non sicuramente vinto di Eh no, terzo, manca però sempre la guardo. bounce No, però possiamo prendere con mappa presa di Urza Saga. hand. Ah, ok, qui il secondo amuleto ce l'abbiamo, quindi in teoria siamo acchittati. Che facciamo? Faccio Miko Singarden e copio questo a fine turno suo, Sì. però non avremo foresta per fare questo stappato. Ah, ma tanto c'è l'amuleto, giusto? Esatto. Grazie. Ma ce l'abbiamo poi due mana? No, non ci abbiamo due mana per la mappa. Eh no, se spacco questa e la trasformo in un amuleto, No, dobbiamo pescare o un altro Grazer o una Bounceland. Bounceland sarebbe E duopo. Bounceland, sì. Lui tra l'altro ci Ok. rivela un patto del titano. Che mezzo gli serve? Cioè, nel senso, qualche creatura verde ce l'ha, Nishoba Brawler almeno, vabbè. Però non lo può fare perché non avrebbe 4 mana dopo per pagarlo, quindi insomma. Io non so se lui è Zozo. Ah, anche ieri abbiamo visto Companion e poi Death Shadow, quindi potrebbe darsi che anche qua. Beh, però se ha fatto rosso. A parte la rosso verde adesso non si gioca più in Domain Zoo. La vedo poco. Effettivamente. Vediamo che tira fuori. Magari Jund. Jund, come si dice? Non quello Zoomer, tra virgolette, ma quello insomma nuovo. E infatti mi sa che siamo da quei pizzi, eh? O addirittura, rosso-verde fatto così potrebbe essere Prodezza. Ti ricordi quel tipo di liste lì? Sì. Con Tarmo Goif adesso mi sa che giocano. Ah sì? Tarmo no, mi mancava. Tanto però lui trova terra, creatura, artefatto a cimitero. Quindi è a un permanente dal distruggerci praticamente. Giustamente, avendo due bolle, che fai? Non lo fai? Vediamo. Ecco qua, questo è sempre creatura, quindi no. Ah, attenzione. Questo che fa? Fa Goblin, sì, Costare di fa costato. meno. Ma vabbè, non so se ho mai visto sta carta in Modern. Mi sa che questo qui è un mazzo con The Lure Breach. A occhio, ci sta che questi giocano Underworld Breach. Ok. E va bene, quindi copio. Allora, ci pensiamo un secondo, però credo si copi. Ok, Bounceland, 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 Bounceland. Dai, ce la posso fare. Ho pescato bene con Raul sempre. Adesso serve una Bounceland. Vai. Ok. Niente, una triade. Non è malissimo. In realtà. Sì, prendi mana. E Prendi mappa. mappa. Ok. Sì. E qui Faccio. possiamo decidere se fare triade. Oppure se sacrificare mappa, però credo che si sacrifichi mappa, quindi farei castello e sacrificherei mappa per Panzer. Sì, non conviene fare appunto invece triade. Puoi fare tutte e due in verità. Perché questa ti dà. Ah no, solo due mana, non tre. Se Otawara fosse entrata tappata, sì. Ah, ok, giusto. Va bene, quindi faccio castello, sacrifico e prendo Bounceland. Sì. Ah, castello. Doppio trigger, impila. Mai mettere i trigger. Bla bla bla. Quindi stappa, lui si stappa. Prendo verde. Verde, poi lui si stappa once again. Prendo ancora verde. No, lo lascio tappato. No, non serve. Quindi spacco questa con questi due mana e prendo Bounceland. blu verde. Sì, un secondo. Sì, prendi blu verde. Allora, 1, 4, 1, 5. Peccato, siamo un mana short da fare di danno. Però. A questo turno non lo possiamo mai fare. Con mana in più, sì. Perché avevamo. Cioè, siamo nel spacco a prendere Arboreal Grazer e fa 4 mana. Ah. E E poi vai a 1 con Driade 5. allora via. Passo.
Ah, giusto, Speriamo fare di di non danno a morire. questo turno chiaramente era rilevantissimo. Avremmo preso Bojuka Boga, avremmo fatto di tutto. Ok, giusto. Mi scordo sempre questo potere incredibile di Arboreal Grazer preso da Summoner Pact. È una carta che proprio ignoro. Cioè, non prenderei mai Arboreal Grazer da Summoner Pact. Invece mi sembrava che più di uno spot mi hai detto: oh, ma qui se prendi Grazer, effettivamente qui facevamo Grazer 4 mana, Driade. E se avevamo un'altra terra che entrava tappata, non serviva manco da UA, cioè non serviva manco un'altra Bounce, ne facevamo un botto. Va bene, quindi perdiamo 3, 6, 8 e abbiamo perso 3 prima di Bolt che ci ha fatto in faccia. Andiamo a 7, ci leva una carta dalla cima che è Selesnya Sanctuary, che era buona, però vabbè, mo ce l'abbiamo la nostra Bounce noi. Abundant Harvest, altra carta che io in Modern, cioè quando ho fatto la review pensavo che fosse fighissima sta carta qui del primo Modern Horizon, poi non l'ha giocata mai nessuno. O secondo Modern Horizon, scusate, secondo. No, in realtà secondo me è carina, il problema è che in quei colori lì, un cantrip del genere, è difficile che trovi Allora, spazio. terra. Vado. Vai. Poi, questi li metto in pila bene, non premo su nessun trigger, faccio ok, sto molto attento, vedo che questa si stappa, la tappo, poi vedo che si ristappa, la ritappo, devo fare triade qua, no? Sì, E però prima riprendo in mano questo. devi prendere mana con castello, così fai mana in più. Ok, scusa, cioè qui faccio questo? Ok, quindi poi faccio triade. Non serviva in teoria. Vabbè, No, però però è Ho un mana mana in in più. più, alla fine, voglio dire, balla butta, cioè. Ok. Ok, stappo di nuovo questa. Stando attento, ritappo, stappo. Vabbè, qui non dovrei ritappare. 3, 4, 5. Ah no, sì, comunque mi serve. Sì, E che prendo in mano? Bounceland. Sempre Bounceland. Titano primitivo. Io farei un'altra triade. Ah, un'altra triade. Prima. Giusto. Perché un'altra triade ti permette ancora di fare terra, giusto? Quindi fa più un mana ed è un 2-4. Tutto. Più un mano, vabbè, certo, 4 perché abbiamo doppio amuleto, eccetera. Ok, adesso arriverà il titano, quindi posso non tappare questa fondamentalmente Esatto, ora. adesso puoi prendere castello se vuoi. Riprendo castello? Ok. E faccio titano. Certo, non riusciremo a fare Valakut. Ah no, in verità sì, perché gli diamo rapidità. Allora, lui secondo me Anolith ce l'ha, quindi io prenderei Bojuka Bog e la terra che dà rapidità. E la terra che dà rapidi. Grazie, sta. Ah, Slayer sotto Strong, sicuro. trovata. Ok, entrano tutte tappate, ma si stappano, quindi andiamo a stappare. Che qui ci posso prendere un mana in colore, giusto? Prendo mana o bianco o rosso, così Ah, beh, poi giusto, giusto, giusto. Bianco perché in colore, ok. però hai preso nero, Però ok. rosso prenderò da qui e non so perché sono riuscito a fare adesso senza occhiali. Bianco ora c'è. Oh, stappati però, Ok, questa. no, aspetta, no, aspetta, aspetta, prima fai risolvere Bojuka Pop. Vabbè, ma tanto se lui spara adesso sempre morto è quel titano. Infatti ce l'hanno lì, te l'avevi Sì, totalmente da nada. però adesso possiamo fare patto per un altro titano. E Se invece gli chi avessi ce lo dà dato il da... mana? Ce l'hai, no? 3, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Sì, però non gli possiamo dare rapidità. Vabbè, sti cazzi. Sì, che possiamo, in realtà. Perché prendiamo Vesuva che copia quella che dà rapidità. Giusto. Quindi. Questo mazzo c'ha un sacco di No, linee. incredibile, cioè Di non. linee. Quindi questo pago, sì. Lui probabilmente mo concede perché ora non ne può più. Faccio titano.
Tra l'altro qui arrivo ad ammazzarlo di Valakut. Sì. Quindi Vesuva e Valakut. Vesuva e Valakut. E metti... Che no, cosa vabbè, devo non è mettere? Importante. No, infatti, no. Vesuva deve copiare questa. Sì. Perché non ci sono... Ah già, giusto, non c'è la Banzer. Dicono, io non ci sono i trigger da mettere bene in fila, vabbè. Ok, allora, chi si stappa queste? Devo prendere bianco. Sì, sempre nero però quello. No, Dio! Allora, no, fermo, adesso non la puoi più tappare. Giusto. Quella serve. Rosso, sempre nero. Vabbè, meno male. Bianco, stavolta sto cazzo di titano è rapido. Avanza pure un mana, vabbè, lo buttiamo. Tanto era quello nero. E ok, e qui non serve manco quello da doppio attacco, o serve? Boh. La pio però, di cazzi. Otto, 12, 20, 18. Ma è uguale, cioè basta che prendi una Valakut e un'altra terra qualsiasi. Valakut e altra terra qualsiasi, allora prenderò Urzasaga per così essere, insomma. Quindi questo bocca a lui. 3, 6, no. Ma non faccio, oddio, no. Era ancora vivo però, giusto? Ah no, 18, erano 18 presi, va bene. Fantastico, anche questa partita l'abbiamo messa veramente in cascina, ottimo. Come si sale da qua? Vabbè, c'è qualcosa contro il cimitero? Non ce l'abbiamo, quindi ce l'abbiamo solo Bociuca Bog. No, beh, Endurance si sale. Ah già, giusto, Endurance, cazzo. Dimentico lei, forte. Radiant Fountain, se salida. Direi di sì. Io non so se poi sei giù. Per ammazzare sì. Breach, boh. Magari giocano anche Bloodmoon. Cioè, alla fine ha fatto solo cose rosse, quasi solo, non lo so. Quindi queste quattro. Vai, cosa leviamo? Allora. Due Urzasaga. Niente, quelle proprio sempre. Uno e due. Sempre. Poi, un Expedition Map. Sì, che ci ha fatto Incemo, però, vabbè. Sì, però quando togli Saga è giusto. Meno bello. Ho già levato un Explore. Sì, anche Odawara non è che sia... Però sarebbe levare una terra in più. Però hai detto 29, vanno bene. Ah, 31 stiamo, perché abbiamo anche Boseju e Radiant. Giusto, ok. E non so se voglio dismember on the draw. Potresti volerlo d'altronde. Io toglierei caverna e un explorer e metterei due dismember. Tra l'altro non ti ho chiesto durante il deck tech, spero che chi sia arrivato fino a qui a sentire i tuoi magici consigli, insomma, possa sentirlo adesso. Giochi a 61 carte. Questo che è sì. La tua signature o titano si gioca la stessa tua carta? No, questa non è vera come affermazione. Allora, in realtà non è neanche falsa. È abbastanza stable. Cioè... Ah, non lo sapevo, sai, lo scopro oggi. Questa sì, mano? Sì. Questa mano si mallica, purtroppo. Ma tutte le mani mallichiamo noi. Ah, ecco perché non ci ho capito un cazzo di questo gioco, non mullico mai. E questa pure, cioè scusa, questa fa cacare pure. Cioè... Questa pure, sì. E questa la Domodene questa non è malissima in realtà. Insomma, che levo? Due Endurance. Levo tutte e due Endurance? Sì, sì. C'è Bociuca Bog. Giustamente. C'hai tutti i torti. Mo dobbiamo pescare Dismember che hai aggiunto alla fine, capito? Pronti, partenza via, dismember ora. Invece no. Stappiamo, possiamo eliminare quella Mishra Bubble dal cimitero. Io farei Radiant, qui. Così. Due vite, sì. Tocca a te. Io due. Stiamo già vincendo la race. Manco di poco, di tre punti per esattezza, perché si è fatto male con la fetch. Turno 2 Inti, cosa ci regala Oppo? Ah, farà Goblin, credo. Ah, il Goblin di prima, quello mi sembra storto effettivamente. Ora? Altre due.
Allora, adesso poi in realtà non è male, perché possiamo copiare Stomping Ground. E non so se però... Cioè, io non so esattamente cosa fa il suo mazzo, cioè se scomba, scomba, Se oppure... scomba, tanto scomba. E levamo tre dal cimitero. Cioè, non è che. Infatti... No, infatti... Vesuva che copia Vabbè, questo? sì. Eccoci qua. E no, non posso pagare due vite. Tanto entrerebbe tappata. Quindi Vesuva gli copiamo verde rosso. Buono. A meno che lui non fa Blood Moon adesso. Cattivo. Molto molto cattivo. Invece fa Vren Resolve a 1. Esilia 2 terre. Quindi praticamente ha esiliato 1. Fa Ragavan e ci lascia in pace. Perché è rapido? Chi l'ha detto? Perché costa uno in meno con lui. Ah, Anche il costo di Dash costa uno in meno. Boseggio è andato via. Boseggio se n'è andato e non ritorna più. Cantava Laura Pausini. Quindi qui Crumbling Vestige, giusto? Ma io farei Sanom, perché Crumbling Vestige se peschiamo un muleto da un mano in più. È più forte, quindi questo qui così e ora Bocciuca Bog, però io lo Ora tiro. sì, ora sì. Ah no, se no questa non lo so, dimmi tu. Ah no, Bocciuca Bog perché almeno gli togli delirio potenzialmente per Anolì. Almeno tre carte sono, quindi insomma. Eccoci qua. Vai. Tra l'altro la nostra triade faccio notare che blocca Goblin, poi arriva l'anello e siamo tutti più contenti. Ah sì. Tra l'altro con la bounce posso riprendermi Bocciuca Bog, riprendermi Vesuva, insomma posso fare delle cose. Ma lui ha un... Ah, sempre un mana in meno. Sta carta mi sta a dà fastidio, Raul. C'ho proprio mo gli incubi stanotte di sto coso. Go. Eccolo, Manamorfosi, lui qualcosa vuole scombarci in faccia, però non si è capito cosa. Ma sì, ci avrà Breach per rifare tante spell, tanto mana, tanti fulmini. Fulmini che gli ho levato, ah no, quella era la partita prima, vabbè. Sei Alpaimon. Alpine Moon è cattiva. Che nominerà? Valakut. Solitamente cosa ti nominano contro? Valakut. Urza Saga, che è il motivo per cui... Tu le levi a G2. Mazza che forte, Raul, Avoscan, vincitore dell'LMS Praga, non metterò mai più Alpine Moon contro di te, sappilo. Solo Dumping Sphere, solo Dumping Sphere, boh, 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 te le tiro proprio. Le strappo e ne faccio tante. Beh, sì, comunque pure nominare Valakut, come ha fatto lui, tra l'altro, non è male. Arriva anche Ragavan, con rapidità. E la nostra triade blocca però qui, a rischio di fulmini, giusto? Allora. Attenzione, questo è un blocco difficile. E il fatto è questo, Ragavan, l'unica hit buona qui è Anello, perché il resto Certo, non e fa uno ce l'abbiamo niente. in mano. Io quasi non bloccherei, però Io. forse è più una giocata filosofica che non la giocata giusta, magari. Gli fai fare uno di questi in più, un bel titano ci ha levato dal mazzo, ma non è, insomma, non è che ce ne ha levati 4, ha fatto Cranial, quindi noi siamo contenti. Ma a te piace questo mazzo, sì, no? Amuleto? Ah, quando ci gioco contro, no, lo odio, vi detesto a tutti voi giocatori di Amuleto, eccetera. Vedi, la carta d'opera ne hanno. Onestamente, quando ci faccio una league così con te che sei forte, lo sai giocare, bla bla bla. No, chiaramente il mazzo mi sembra molto figo e molto forte, ovviamente. Non è che dico di no. Qui che faccio? Posso fare due terre, posso fare Santuario che riprende Bocciuca Bog e che gliela ritira, no? Sì, Sì. Quindi questa così. Anche perché voglio dire, Boseggio non è che. Perché... Ah, boh, vabbè. Vai! Boseju quando ci servirà Valakut è pronta per Alphaimon. Certo che sta là. Adesso Ragavan ci può pure colpire perché a noi non ci interessa. Questa è una 4-4, quindi non abbiamo attaccato. Tra l'altro voglio dire, meno male che è arrivato Anello perché quello faceva pure 4 danni. Adesso lui non può, insomma, fare...
il figo tra virgolette, con le sue tante spell, manamorfosi. Madonna, non vedevo manamorfosi da un botto di tempo, Raul. Cioè, devo dire, mi ha fatto un effetto particolare rivedere manamorfosi. Però bello. Sì, bello. Però bello, però appunto è come un po' tornato quel modern dei bei tempi dove tutti possono giocare un po' quello che cazzo gli pare. L'anello muore perché Pick Your Poison l'ha tolto dal campo di battaglia, ma occhio perché ne abbiamo un altro, caro Oppo, mi dispiace, data così. Questo 5-5 intanto, eh? Lui deve avere altra Pick Your Poison per levarci l'anello. Ah, che, scusami, come l'ha levata questa? Ah, Pick Your Poison perché questo è un incantesimo, me l'ho dimenticato. Vabbè, giusto. Ok, quindi l'anello. Tenendo chiaramente i due di Bosè giù open e rifacendo che mi riprendo in mano Bucciuca Bog. Sì. Questa prima peschiamo, oddio. Starà rosicando non poco di vedere l'altro anello. Manello è fortissimo, fortissimo, fortissimo. Anzi che adesso hanno stampato Pick Your Poison. Pick Your Poison è molto forte, effettivamente. Che poi nel contro Amulet Titan, non sempre, avendoci più artefatti, in fondo c'è solo un mazzo che gioca anello e non gioca altri artefatti, che sarebbe For Color. Cioè. Sì. Gli altri... Credo. Giocano tutti qualche artefatto, lo giocano, poi alla fine Pick Your Poison non sempre va a segno contro questa carta qua, purtroppo. Ok, allora adesso andiamo a Ricchi 12, peschiamo Ricche 3 carte con quella di turno e dobbiamo vincere qui perché mi sembra che la board lui ce l'ha bella chittata comunque. Non abbiamo trovato un cazzo. Allora, 10, 6... Io farei Grazer e Bounce Land Radiant Fountain. Ok, quindi Grazer, Bounce Land, che si riprende Radiant, che però magari poteva prendere un mana per fare amuleto, giusto? Sì, però forse non vorrei fare amuleto questo turno. Beh, se peschiamo un altro Pick Your Poison abbiamo la possibilità di cambiare, però, no? Sì. Vabbè. Sì, cioè dipende cosa è meglio. Se peschiamo Titano è meglio Amuleto, però se non peschiamo Titano è meglio Nero. Però sì, facciamo... Dai, facciamo. Cioè, se dovesse pescare il terzo Pick Your Poison, comunque io sto coperto. Ma tanto penso che moriamo, dai, diciamoci la verità, altro che Pick Your Poison. Questi ce ne fa 6, 7 con un altro Bolt, quindi fa Bolt qua, 7, 8, 9, 10, 11, manca poco, insomma, vediamo che succede. Tra l'altro abbiamo ancora Bucciuca Bog per levargli quel fulmine da lì, se no questa 0-3 ci ha salvato comunque il culo. Mishra Bubble non è una carta che lo aiuta. Underworld Bridge sì. Morti. Ah, aspetta, morti. C'ho Bosè giù. Primo trigger. Primo trigger gliela levo. Vero. Ecco, bravo. Guarda, ha pure fatto Ragavan dal cimitero. No, aspetta, aspetta. Perché devo aspettare? Perché adesso deve fare fulmine. E se no, che tanto che facevo? Quando fa il primo fulmine. Spacchi Underworld Bridge così non puoi rifarlo perché è in fila, non nel cimitero. Vabbè, ma comunque sempre un fulmine solo ci fa. Vabbè, solo uno, vabbè. Quello non cambia. Ah no, c'ha sta bolla. Se vuole spacca bolla e fa un altro fulmine. Ma non succede, pensa. Si fa spaccare bridge. Ah sì, l'ha fatto. Ha spaccato bolla. Fa un altro fulmine. 8. E 3, 11, 13, 14 morti. Ma in realtà mi sa che era uguale. E non mi fa vedere anche la carta dopo. Peccato. Va bene, vuoi saltare in maniera diversa? Quello pensavo. Toglierei un'altra Urza Saga e metterei esplosivo ingegnerizzato. Una sola Urza Saga possaide. Che giustamente abbiamo visto pure i Pick Your Poison.
Apriamo una mano molto forte. Bravo. Bravo, Simo. Va bene questa. Keep. va bene questa. Questa che fa? Questo? Beh, questa sembra una mano forte, effettivamente. No, il mazzo non lo conosco bene, però, cioè... io posso addirittura... Ah, no, non posso copiare... No. No, di secondo non posso copiare e fare triade, giusto? No. A meno che non peschi Grazer, però anche se peschi Grazer sarebbe meglio, ok? Pick your poison, quindi la nostra mano fortissima è diventata scarsa in un attimo. Vabbè, scarsa no, però meno buona. È proprio tutto con lì il gioco, cioè o ti levo sta amuleto che fai di primo, veramente Cultivator Colossus. Qui che faccio? Niente. Bouncement. Che prende ovviamente Mycosin Gardens, se no qua... Poi farò Driade che rimette Bouncement e fa Mycosin Gardens, quindi poi ho 5 mana e non bastano però ancora, eh. Quel goblin di merda di nuovo, cioè, mamma mia che odio. Dici, non l'hai mai vista? È una comune, perché la odi così tanto? Proprio per quello, perché è una comune. Gli amici del Power, esatto, ringraziano Akira che dissa le comuni. Ok, Mycosin Garden, Driade. Sì. Driade che muore da picchior poison, sta cosa non me va giù, eh. Celestia Sanctuary, riprendo questa, go. Però dopo già posso fare anello, non posso fare titano, ma l'anello lo posso fare. Grazie a una triade siamo riusciti a rampare per bene. Manamorfosi, subito comincia a cagare il cazzo questo? Eh? Ne so. Due mana per lui. Abundant Harvest, che dice? Vabbè, avrà detto non terra, infatti ha fatto Vray Resolve, che gli risolve due terre, questo è molto buono. Successo anche prima che Hoppa ha sfigato con Vrenz Resolve. Questo è bello, bello, molto bello. Underworld Breach fatta adesso. Proprio c'è, cioè, a cercare. Beh, c'è Mana Morfosi, quindi comunque c'è del mana. Trasforma in mana, un mana in due e pesca almeno una volta, no? Quindi ci sta. E può fare Pick Your Poison, più che altro. Quindi perdiamo la nostra triade. Però anello lo facciamo. Oddio, se si è preso due rossi. Se sappiamo, lo facciamo. Se si è preso due rossi, però Pick Your Poison lo fa un po' male, eh. Mo che deve fa? Mo deve rifare Manamorfosi e lasciare Pick Your Poison lì. E oddio, un po' strana la scelta. Infatti fa così, Manamorfosi lascia Pick Your Poison, prenderà un verde sicuro. No, sempre tre rossi. Bloodmoon male. Bloodmoon malino, sì. Però c'è Boseggio nelle nostre mani. Solo che cazzo ci inventiamo che fa Boseggio? La triade come funziona? Prima deve... Se arriva triade dopo Bloodmoon, dai colori, sì. Giusto? Chi arriva dopo vince. Chi arriva dopo vince. Bolt e Pick Your Poison. A sto punto hai finito tutte le tue cacate. Sì. Vabbè, almeno non è Bloodmoon, no? Non siamo proprio morti. Quindi c'è quello, levando quello la mano. Storm, quello Storm Count lì a destra mi fa pensare che invece siamo morti. Però... Siamo morti. Però è 4-0, non è, cioè il 5-0 non è arrivato. Possiamo sempre fare 4-1. Ah, no, aspetta. Che devo fare? Allora. Piagne in aramaico. No, devi fare Summon Expert per Endurance. Adesso? Sì. No, devo farla andare al cimitero, no. No, perché poi non hai priorità. Mamma mia, la salvata finale, vediamo. Però, scusa, lui mi ha targettato con tutti, sì.
Vado, faccio Endurance. Oddio, forse la potevamo fare pure prima allora. Sì, però prima solo per Mana Morphose. Non so se. Perché non facciamo anello, facendo Endurance. Così. Beh, chiaro, non facciamo anello. Vai, Endurance. Ti ha rotto il culo? Beh, ci fa pure Bolt, tra l'altro, in risposta. Sì, sì. Però Pick Your Poison no. Pick Your Poison no. E mi ascolto sempre questa cosa qui, di patto per Endurance. Non so se c'era un momento in cui si poteva fare, perché questi manamorfosi hanno comunque cambiato un po' la situazione. Cioè, se avessimo potuto fare uno, tra l'altro non ha fatto manco Bolt, ci ha fatto manamorfosi. E poi chiaramente il cimitero si svuota, almeno il goblin non ci potrà attaccare. Grapeshot andrà al cimitero, che non è una buonissima notizia, però cioè, appunto, meglio così che morti. Vabbè. C'ha un'altra grapeshot dalla mano? Vabbè. Allora no. Si muore così. Vabbè, dai, secondo video è andato comunque bene, con due vittorie e una sconfitta. Grazie a tutti per aver guardato e ci rivedremo domani con il video numero 3. Ok? Ciao a tutti. Ciao.